Buonasera a tutti e benvenuti alla formazione online di oggi. Oggi tratteremo il tema dell'efficienza energetica e comfort. Parleremo dell'efficienza delle macchine di pompaggio, delle possibilità di aumento efficienza, della selezione delle pompe, impostazione di regolazione e parleremo anche di soluzioni per l'efficienza in generale. Ringrazio Villo per la disponibilità, ringrazio specialmente anche il relatore Matteo Durante e ricordo che ci fa sempre piacere se vengono fatte delle domande, fatele in qualsiasi momento, faremo poi le domande al relatore di modo che possano essere risposte sul momento. Per fare le domande basta schiacciare il button domande e risposte, D and R, e poi le faremo. Intanto auguro buona formazione a tutti e passo subito la parola a Matteo Durante. Buona formazione a tutti, grazie. Grazie Dieter. Buonasera a tutti anche da parte mia. Sono così onorato di accompagnarvi in questo percorso sull'efficienza energetica legato alle pompe, quindi alla circolazione termofluidica. Allora, avete, immagino, le slide, lo riceverete, quindi potete seguirmi anche attraverso quelle che sono le slide che già avete o comunque a video. Ci sarà modo di affrontare gli argomenti che ci ha introdotto Dieter poco fa. Quindi vedremo fondamentalmente 5 capitoli, quindi efficienza delle macchine di pompaggio, aumento dell'efficienza degli impianti, un piccolo capitolo di selezione delle pompe per avere così delle indicazioni rapide per selezionare un dispositivo di questo tipo, per poi passare alle impostazioni di regolazioni e chiudere con le soluzioni per l'efficienza energetica, cioè quelle che sono le possibili configurazioni di macchinari per avere un'efficienza migliore. Allora, partendo diciamo dall'inizio del nostro percorso, quindi l'efficienza delle macchine di pompaggio, dobbiamo partire da un concetto che ci descrive come i dispositivi per muovere l'acqua sono coinvolti nel consumo dell'energia, perché tendenzialmente sono delle macchine complesse e hanno una doppia efficienza, cioè hanno una prima parte che comporta il consumo spesso di energia elettrica, perché sono questo il meccanismo che muove le macchine, che viene trasformata in rotazione di un albero. L'albero poi trasmette la rotazione a una parte idraulica che muove l'acqua, quindi i rendimenti sono di due tipi. C'è prima il rendimento del motore e a seguire ci sarà il rendimento dell'idraulica. Il risultato complessivo di quella che è la macchina è il prodotto di questi rendimenti, che vedremo poi dopo. Quindi abbiamo una potenza assorbita che viene presa dalla rete elettrica e trasformata in potenza all'asse P2, quindi P1 e P2. E poi c'è il trasferimento di questa potenza all'acqua attraverso il rendimento idraulico. Quindi i due rendimenti sono definiti come rapporti tra le potenze in gioco, dove abbiamo la potenza in uscita che è divisa per la potenza in ingresso, quindi il rendimento di un motore tendenzialmente non può essere maggiore di 1, quindi ovviamente avremo sempre un valore che è inferiore a 1 e quindi questo rapporto ce lo descrive. Sorridevo perché sarebbe bello, ecco, avere un motore che ci permette di avere un rendimento maggiore, no? Un'efficienza maggiore, però purtroppo non è possibile. Quindi avremmo, e questo spesso succede, ci vengono chiesti, ma come mai c'è una potenza P1 indicata in scheda che è più alta della potenza nominale? Perché la potenza nominale è quella che abbiamo all'asse, ma la potenza assorbita può essere di più perché il rendimento del motore non è uguale a 1. Quindi se sull'asse sviluppo 5 kW, dalla rete probabilmente il valore sarà chiaramente un valore più alto.
Quindi a seguire ci sarà il trasferimento invece all'acqua attraverso il rendimento idraulico, quindi la potenza all'asse P2 viene poi confrontata con la capacità di muovere l'acqua attraverso il rendimento idraulico. E quindi abbiamo un altro rapporto dove di nuovo la potenza P2 sarà maggiore della potenza idraulica, quindi il rapporto è sempre minore di 1. Il rapporto, cioè il prodotto tra questi due valori ci dà il rendimento complessivo. Quindi è molto importante che questi due elementi siano, sia il motore che l'idraulica, i più efficienti possibili per permetterci di ridurre il consumo di energia. Spesso ci sono degli interventi di efficientamento che riguardano ad esempio il motore, perché è abbastanza semplice sostituire un motore magari di un macchinario che ha una, come nell'immagine che vi ho visto prima, un motore che è separato dalla parte idraulica, quindi si sostituisce il motore che è normalizzato e ottengo un'efficienza. Sì, però il risultato potrebbe non essere così interessante, perché dovete considerare che in una macchina di pompaggio una parte importante del costo della macchina è il motore. Quindi andare a sostituire soltanto un motore in un efficientamento potrebbe avere poco senso, perché spendo l'80% e cambio solo un elemento della nostra efficienza, dove comunque il rendimento idraulico, che rimane lo stesso di prima, potrebbe inficiare il risultato finale. Quindi potrebbe essere più interessante sostituire tutta la macchina, in quanto oggi, negli ultimi anni, quindi a partire dal 2011 si può dire, sono intervenuti diversi interventi normativi su quelle che sono le macchine, che hanno portato sia ad agire sui rendimenti dei motori che sulle idrauliche. E quindi sostituendo oggi una macchina di anche solo 10 anni fa potrei avere dei risultati, diciamo, molto interessanti, che non posso raggiungere però se sostituisco solo una parte dei due elementi. Quindi questo è un elemento che dobbiamo tenere a mente, perché è importante. Quindi torniamo a fare focus su quello che abbiamo detto adesso, ovvero il rendimento di una pompa è composto da due elementi: il rendimento elettromagnetico legato al motore, che è la trasformazione dell'energia elettrica in rotazione, e poi abbiamo il rendimento idraulico, che invece è composto e rappresentato da quello che sono il disegno della nostra girante, il disegno di quello che è il corpo della pompa, che accompagna l'acqua a essere spinta in maniera via via più efficiente con macchine più evolute. Quindi scusate, ma ho la barra che mi copre parte della slide, quindi delle volte mi ostacolo. Quindi vi ho detto, il rendimento di una macchina di pompaggio è un prodotto di rendimenti. Abbiamo quindi macchine, come in questa immagine che vedete, che possono avere un motore standard, un motore ad una sola velocità, un motore tradizionale, oppure un motore più evoluto, un motore con un sistema di controllo, eccetera. Però in entrambi i casi il rendimento elettromagnetico viene rappresentato dalla parte che vedete nell'immagine. Quindi io posso avere un motore di uno standard IE3, quindi un'efficienza più comune, oppure posso avere un motore più evoluto di un'efficienza più alta, IE5. All'interno di quello che è il rendimento del motore abbiamo anche quello che riguarda il trasferimento della rotazione verso la parte idraulica. Quindi è ricompreso nell'indice di efficienza anche la parte di trasmissione. Si va ad aggiungere anche, qualora ci sia il controllo, un rendimento legato al controllo, che non è comune per tutte le auto, per tutti i tipi di macchine. Ad esempio, in quella che vediamo in questa immagine, essendo una macchina rappresentata quella a motore IE5, una macchina a magneti permanenti, il controllo presenta avere un rendimento del 100%, ma questo poi sono dettagli che potremo approfondire in un altro contesto. Quello che mi interessa trasmettervi è che poi c'è invece un rendimento
che viene definito con degli standard diversi. Qui abbiamo un rendimento dell'idraulica che viene descritto come MEI, l'avete visto nella slide precedente, quindi Minimum Efficiency Index, che è un indice che va a descrivere come si comporta quella che è l'idraulica, e presenta dei valori che sono via via crescenti in funzione di quelli che sono gli standard di disegno e di sviluppo. Vedete, in una macchina di tipo tradizionale, quella a sinistra, c'è un rendimento che tipicamente presenta un punto di maggiore efficienza in un'area circa centrale, quindi lo vedete in quell'immagine a circa 30 metri cubi, dove abbiamo il valore di picco che supera di poco il 60%, mentre nell'altro grafico vedete un rendimento che raggiunge un valore e rimane circa costante anche oltre alla portata definita, con valori più alti, perché è un'idraulica di nuova generazione pensata per servire un impianto modulante, quindi con delle portate che potrebbero essere via via differenti, ma riesce a conservare chiaramente l'efficienza per un maggior arco di portate. Quindi questo grafico ci aiuta a capire quello che fa quella che è una pompa, ovvero quando una pompa viene fatta funzionare, il suo risultato è un incrocio tra quello che trova alla bocca di uscita della pompa stessa e quello che la pompa è in grado di fare. Ovvero, provate a immaginare che le pompe che avete visto prima abbiano di fronte quella che è una valvola che è chiusa. Quindi, quando la pompa sta funzionando in questa condizione, la portata è ovviamente zero. Quindi io mi aiuto con questo puntatore per farvi vedere. Se io ho una pompa e viene accesa, genererò una spinta contro la valvola, ma non muovo nessuna quantità di acqua, perché la valvola mi chiude il passaggio. Se io apro la valvola e permetto un po' di acqua di passare fuori dalla pompa, succederà questo. Succederà che si verrà a verificare una curva come quella rossa che vedete sotto, che è la curva di impianto, cioè è la curva che rappresenta quello che c'è dopo la pompa, che rappresenta la difficoltà che l'acqua fa a passare attraverso i circuiti. E quindi si muoverà, mano a mano che questo circuito è più libero di far passare l'acqua, si muoverà lungo il profilo della curva della pompa. E quindi genererà per ogni punto della curva della pompa un valore di portata e un valore di prevalenza corrispondente. Viene definito punto di lavoro. Quindi questo ci aiuta a capire che cosa? Che quella che è una pompa è una macchina che è in grado di generare una prestazione che non è fissa, indipendentemente dal fatto che sia una macchina modulante o una macchina a velocità fissa. Perché velocità fissa sta a indicare semplicemente che la curva che genera la prestazione è una sola, questa che vediamo in blu in questo caso. Quindi quando il mio impianto subisce delle modifiche di circuito, l'effetto utile può essere diverso. Se l'impianto non subisce delle modifiche, è sempre fermo in un unico punto. Poi vedremo che è possibile anche adattare queste condizioni di lavoro. Però è importante capire che la pompa non fa nient'altro che interpretare la curva dell'impianto. Quindi chi decide qual è la portata e qual è la prevalenza che viene generata non è la pompa. La pompa può dare in uscita dei risultati che compaiono sopra quella che è la curva della pompa stessa. Né più né meno. Se la pompa è fatta lavorare a bocca chiusa, io ho portata zero. Se io la faccio lavorare con un circuito più libero, ho una maggiore portata. Devo cercare di evitare di far lavorare senza circuito, perché senza circuito la mia curva di impianto va a lavorare in un'area molto a destra, che viene definita condizione di fuori curva, dove potrei avere un assorbimento di potenza maggiore di quello che è il motore che equipaggia la macchina, e quindi si danneggia la pompa stessa. Adesso vediamo, oltre alla curva di portata e prevalenza, le altre curve che rappresentano quelle che sono le caratteristiche del nostro impianto, ovvero quella che abbiamo visto adesso, portata e prevalenza, descrive come l'acqua viene fatta muovere, con quale spinta. Quindi la massima spinta ce l'ho quando l'acqua non si muove, e quando più acqua si muove, minore è la spinta che riesco a generare.
Accanto a questo abbiamo il rendimento, quindi la capacità che ho sull'albero di trasferire questa energia all'acqua. E abbiamo visto che tendenzialmente hanno un andamento di questo genere i rendimenti delle pompe, quindi hanno un valore circa, diciamo, nel terzo centrale, se dividiamo in tre parti la curva, nella terza parte c'è la maggior rendimento, o comunque circa nella parte centrale. E poi abbiamo la potenza assorbita P2, che è quella che è collegata all'albero. E vediamo che via via crescente. Quindi se la nostra curva di impianto dovesse andare a lavorare in una condizione molto a destra della nostra curva, avremmo un assorbimento molto importante che potrebbe danneggiare il motore. Quindi è una condizione da evitare. Quello che viene definito in questo punto, quindi nel punto di maggiore efficienza, nella parte più alta del rendimento disponibile, viene definito Best Efficiency Point, quindi BEP, e compare appunto circa al centro di quella che è la curva. Questo ci aiuta a capire dove operare per poter fare un efficientamento energetico, cioè intanto capire se il nostro dispositivo che è installato presso il nostro impianto si colloca in una condizione dove la macchina ha un buon rendimento oppure no, perché potrebbe essere il caso di operare sulla regolazione dell'impianto oppure sostituire il dispositivo. Qui c'è un focus su quello che abbiamo visto prima, cioè macchine di tipo tradizionale, quindi sviluppate con un rendimento della parte idraulica che ha un valore concentrato nella massima efficienza in un solo punto, oppure macchine di nuova generazione che hanno una dilatazione della massima efficienza su un'area più grande. Quindi abbiamo finito il primo capitolo, abbiamo, diciamo, introdotto l'efficienza delle macchine di pompaggio. E possiamo passare alla parte successiva. Dimmi, Dieter. Scusa se ti interrompo. C'è arrivata una domanda per quanto riguarda se ritorni indietro di un 3 slide dove si vedeva la pompa dove parlavi del punto di lavoro. Ancora una e ancora una. Ancora una. È la prima. Che si parlava di... Sì, questa qui. Qui si vede il tratteggio, diciamo, la curva è all'inizio sottile e poi è più grossa. Ovviamente quello è il settore dove dobbiamo lavorare. Cioè verso la fine hai detto cosa succede se andiamo oltre, cosa succede se la facciamo lavorare, diciamo, con una prevalenza, adesso in questo caso attorno ai 55, tra 55 e 60 metri. Sì, e... allora è corretto, ci sono all'interno dei grafici di quelle che sono le pompe poi questa differenziazione, cioè delle aree dove è meglio non andarci. Perché? Perché ci sono condizioni di esercizio di quella che è la macchina che potrebbero essere messe in difficoltà. In particolare sono delle condizioni legate a quella che è la tenuta meccanica. Ovvero la tenuta meccanica è un dispositivo che permette di mantenere l'acqua all'interno di quella che è la camera di pompaggio, ma riuscire a trasmettere il moto all'idraulica. E quindi è un elemento che nel suo funzionamento deve essere costantemente, diciamo, irrorato e deve essere sostituita l'acqua che è a contatto. Se noi la facciamo lavorare a bocca chiusa, se per qualche minuto non succede niente, se lo faccio per diverse ore o diversi giorni, questa tenuta si surriscalda e perde le sue capacità di funzionamento invecchiando prima del tempo e quindi posso avere dei deterioramenti più rapidi. Quindi, e infatti vedete che, diciamo, oltre un certo punto qui non c'è più la curva verso destra e quindi non devo andarci assolutamente. Verso sinistra c'è la curva che è un pochino più sottile, che mi ricorda che è un'area dove non dovrei fare la selezione della macchina, ma se ci lavoro per un periodo limitato posso comunque utilizzare la curva. Ok, poi lo vediamo anche nelle altre immagini che vi ho fatto vedere al fondo, queste qui, si vede che c'è un'indicazione Q-min ed è la stessa cosa. È la portata minima che devo garantire alla macchina per evitare che possa avere delle problematiche su quella che è la tenuta meccanica tendenzialmente. Perfetto, grazie mille. Prego. Allora, se non ci sono altre domande, possiamo passare al secondo blocco, che è quello relativo
all'aumento di efficienza degli impianti. Dove dobbiamo fare un aggiornamento un pochino generale, nel senso che oggi si parla di efficienza energetica, magari si dice mi conviene andare a fare un intervento nella sostituzione di un macchinario molto energivoro, però agire sulle pompe è molto più semplice che magari cambiare degli altri apparecchi all'interno di un edificio. Il 10% delle pompe generano un consumo importante a livello mondiale, cioè le pompe pesano per un 10% nel consumo dell'energia elettrica, quindi stavo facendo una confusione, ma comunque è scritto, insomma, non possiamo sbagliarci. Più del 20% del consumo di energia associato ai motori elettrici è associabile all'azionamento di pompa. Abbiamo detto che il meccanismo per muovere la pompa tendenzialmente è un motore elettrico. Ci sono anche delle applicazioni particolari dove i motori possono essere di altra natura, ma negli ambiti clima tendenzialmente le pompe sono sempre mosse con dei motori elettrici. Quindi una larga parte dei motori elettrici viene usata per muovere delle pompe, quindi per muovere dell'acqua. Una buona parte, una parte considerevole delle pompe non sono settate nella maniera corretta oppure non sono selezionate nella maniera corretta e quindi hanno un consumo eccessivo. Ecco, a differenza di molti dispositivi tecnici, le pompe non rispondono al principio per il quale più grande è e meglio è. Vedremo dopo che la scelta deve essere fatta in maniera ragionata, perché una pompa molto grande non potrebbe non raggiungere quello che è l'obiettivo che mi serve e consumare molto di più, né magari avere anche una vita più breve. Quindi della scelta di una pompa è importante pensare a quello che è l'esercizio che deve fare e non eccedere, perché non porta nessun vantaggio. Tante volte è meglio avere una pompa un po' più piccola che è più grande di quella che mi serve. Quindi, scegliendo in maniera adeguata i dispositivi o tarando le impostazioni e i circuiti in maniera corretta, potrei arrivare ad abbassare i consumi anche del 50%. Quindi abbiamo una campagna anche all'interno del nostro sito che vi invito a visitare, che vi aiuta a trovare questi elementi, quindi se voi avete poi la possibilità sul sito internet di Vilo vedete che c'è tutta una parte che riguarda questo aspetto dell'agire dal punto di vista ecologico ed energetico attraverso una serie di interventi per migliorare l'efficienza energetica pensando all'utilizzo e modificando delle abitudini di utilizzo oppure delle selezioni o degli utilizzi di quello che è la macchina, quindi settaggi e quant'altro. Quindi questo è un invito che faccio per aiutare tutti noi ad avere un minore impatto sull'ambiente. Comunque, torniamo agli impianti di riscaldamento e condizionamento. Oggi ormai siamo abituati ad avere tutti gli impianti di climatizzazione che hanno delle condizioni modulanti. Cioè, indipendentemente che sia un impianto a pavimento, a radiatori, fan coil o quant'altro, abbiamo sempre più la necessità di vivere degli impianti che siano in grado di adeguarsi alle condizioni di comfort degli occupanti. E le condizioni di comfort sono legate chiaramente alle condizioni climatiche esterne e anche alle condizioni climatiche interne. Però se noi, sterilizzassimo le condizioni interne, possiamo dire che le condizioni di modulazione necessarie sono legate alle condizioni climatiche esterne. Ma come variano queste condizioni climatiche? Come si comporteranno le pompe e la distribuzione di quello che è l'energia? Nel 2005 l'ente di certificazione Blue Angle ha fatto un'analisi a livello continentale dove ha stimato un profilo di carico di temperatura sulla base delle varie stagioni, considerando anche località molto diverse tra di loro, quindi alcune erano al nord dell'Europa, alcune nella zona centrale, alcune al sud. Quello che è emerso però è che la variazione di quella che è
la condizione climatica è confrontabile, quindi sono diversi picchi delle temperature, ma la modulazione nella quale si muove il clima, questo grafico ci descrive le condizioni da gennaio a dicembre, quindi nella parte centrale c'è la parte estiva dove sono temperature più alte, e quindi possiamo dire che dall'analisi che è emersa è stato visto che, soprattutto in quello che è il riscaldamento, questa analisi è stata fatta su quello che è il riscaldamento, il 100% di quella che è la portata necessaria per compensare le condizioni climatiche invernali si presenta per il 6% del tempo. Quindi dal 175 abbiamo il 6% del tempo. Poi dal 75 al 50 abbiamo il 15% e via via a scendere. Quindi vedete che le condizioni di modulazione dove serve meno circolazione di acqua, perché serve meno compensazione del clima, è molto alta. Mentre il massimo ce l'abbiamo per dei picchi che durano molto poco. Quindi se andiamo a fare un'analisi, ad esempio, in una condizione climatica, diciamo, del nord Italia, dove abbiamo un funzionamento per 180 giorni di riscaldamento durante l'inverno, vediamo che il 6% sono di 11 giorni, cioè il 6% di 180 giorni che sono 11 giorni, avremo una portata, se il massimo è 20, abbiamo una portata che è compresa dal 20 e 15 metri cubi, di un impianto ipotetico da 20 metri cubi. Il 75% che interessa un tempo del 15%, che sono 27 giorni all'anno, la portata sarà tra 15 e 10 metri cubi. Per più del 50% abbiamo delle condizioni che sono che si presentano per un largo lasso di tempo. Quindi possiamo dire che per un tempo superiore all'80%, quindi 142 giorni su 180, le portate sono sotto al 50% di quelle di progetto. Quindi capite che se io metto una macchina che invece di darmi 20 metri cubi me ne dà 30, quello che è il gioco diventa un gioco al massacro, nel senso che l'efficienza va a pallino. Cioè devo fare attenzione al mio 100%, perché se io prendo una macchina troppo grande non riuscirò a modulare poi verso il basso. Perché? Perché c'è un aspetto di modulazione minima, ovvero noi ci aspetteremmo che l'impianto può arrivare anche a modulare a zero e quindi ci aspettiamo che le pompe possano modulare a zero. In realtà questo non è possibile. Cioè le pompe non sono in grado di modulare a zero se non spegnersi. Ma quant'è la portata minima erogabile da una pompa controllata? È circa il 10%. Quindi non posso pensare di arrivare a zero, arriverò al minimo al 10% della portata massima. Quindi più prendo una pompa grande e meno riesco a modulare verso il basso, considerando che io in realtà potrei arrivare a zero, perché il mio impianto potrebbe arrivare in una condizione climatica di equilibrio dove la portata necessaria è nulla, ma la mia pompa continua a generare dell'acqua e quindi un consumo. Quindi questo è un esempio dove si fa una selezione dove la massima condizione è proprio sulla curva della massima prestazione e questo mi permette di arrivare a 20 metri cubi e avere una portata minima, considerando che la massima è 22 metri cubi, arrivo a modulare al minimo a 2,2. Se io faccio una scelta di una pompa in questo modo, invece, che è più generosa, però ho scelto una pompa che al massimo arriva a 42 metri cubi e quindi riesco a modulare molto meno. Riesco a modulare fino a 4,2 metri cubi. Quindi avrò una portata importante quando me ne serve zero. E quindi è uno spreco questo. Però la domanda che spesso viene rivolta a noi dagli installatori, dei progettisti, dice: ma sì, ma quella scelta, ingegnere, l'ha fatta proprio sulla curva, ma se poi non riusciamo ad arrivare a quelle prestazioni, come facciamo? Perché ci sono più perdite. Beh, considerate che tendenzialmente i progetti accompagnano la scelta delle pompe con dei margini di sicurezza legati al calcolo delle perdite. Le perdite sono sempre stimate per eccesso. Quindi se da calcolo viene fuori 5,2 metri di perdita, probabilmente il progettista nel suo progetto metterà 5 metri e mezzo, se non 6. Quindi in realtà la curva di impianto sarà molto più, con una perdita molto più bassa in realtà. Ma comunque, anche se si verificasse una condizione di una perdita maggiore di quella stimata, quindi una portata più bassa di quella che avevamo ipotizzato,
la resa termica dello scambio dell'energia non è lineare. Ad esempio, non è valido per tutti i tipi di scambio termico, però ad esempio per dei radiatori c'è un andamento che è di questo tipo e quindi un andamento logaritmico dove anche se io avessi una portata del 10% più bassa rispetto a quella nominale, la variazione sullo scambio termico è solo dell'1%, perché qui abbiamo la banda più o meno 10%, più o meno 2%. Quindi addirittura potrei andare anche al 50% del nominale, avrei ancora un valore sopra l'80%. Quindi non succede niente se la pompa è leggermente sottodimensionata. È invece un problema avere una pompa molto più grande, perché mi costa molto di più, mi consuma molto di più e non mi permette di modulare verso il basso quanto ne avrei bisogno. Per questo motivo spesso le versioni gemellari che forniamo all'interno della nostra offerta sono pensate per lavorare insieme. Quindi la macchina gemellare è pensata per lavorare due pompe. Qui vediamo una selezione fatta dove la parte grigia che vedete qui è il secondo motore che non interviene solo in caso di emergenza. Oppure un caso dove si sceglie una macchina più piccola, quindi qui c'è una DN65, qui si sceglie una DN40, dove abbiamo le due curve che sono che insieme raggiungono la massima prestazione. In grado di copertura di guasto di uno dei due motori è comunque buono, perché nel caso in cui io non avessi la parte del secondo motore andrei a lavorare qui, quindi il delta di portata scenderebbe da 20 a 18, non succede niente. Inoltre le condizioni di picco si presentano solo per il 6% del tempo e ricordiamo sempre che comportate anche fino al 50%, con dei radiatori potrei rimanere con uno scambio termico comunque importante. Una cosa simile succede anche con impianti radianti a pavimento. Qui vedete le curve ingrandite, quindi il ragionamento è la seconda pompa non è coinvolta nel pompaggio, qui invece sì, e quindi c'è una pompa e l'altra che lavorano insieme. Questo mi permette di avere una pompa più piccola, che costa di meno e che è più efficiente. Quindi, veniamo alla regolazione delle prestazioni che abbiamo già introdotto prima, cioè abbiamo detto la curva di quella che la pompa quando funziona presenta un arco che permette di rappresentare infiniti stati del nostro impianto, che è rappresentato da questa curva, che è una condizione dove ho un circuito che o è sempre quello o è il circuito quando è aperto completamente. Quando si vanno a realizzare invece delle condizioni diverse, quindi abbiamo un impianto che subisce delle modifiche, delle zone si chiudono, dei radiatori si chiudono, cosa succede sulla pompa? Che la curva di impianto incrocerà in un punto diverso. Ed ecco che allora abbiamo una condizione diversa. Però vedete che in questa variazione di portata, rimanendo sulla curva pompa fissa, abbiamo un corrispondente innalzamento della pressione erogata. E questo potrebbe essere una problematica che potrebbe alterare alcune condizioni di esercizio di alcuni elementi in campo, ma soprattutto ci permette di risparmiare di meno. Perché se potessi invece fare una regolazione anche sul numero di giri, porterei ad avere un consumo ancora inferiore. Ma anche ancora inferiore. Adesso lo vediamo con questo esempio. Quindi vediamo che c'è un impianto che subisce una variazione, come prima, arriviamo a una condizione dove la variazione è avvenuta, la pompa standard si muove sul profilo della curva massima, una pompa invece che è in grado di modulare inizia a cercare delle curve di impianto che siano compatibili con la curva della pompa, o meglio la curva della pompa va a essere modificata fino a incrociare ad esempio una condizione dove si conserva la stessa pressione che si aveva in origine, e questo mi permette anche di modulare di più. Vedete, posso arrivare da andare a gestire una portata Q2 ad andare a gestire una portata Q1 che è ancora più bassa e quindi permette di consumare ancora meno. Quindi la regolazione delle prestazioni mi permette, ed è una relazione che lega le portate al numero di giri, alle prevalenze e alle potenze in gioco, quindi c'è una correlazione diretta tra le portate e il numero di giri, quindi dimezzando la velocità dimezza la portata, dimezzando la prevalenza diventa un quarto,
dimezzando la potenza assorbita, il consumo diventa un ottavo. Quindi la variazione della velocità vi permette di agire in maniera proporzionale. Questo permette di agire sui consumi, quindi avere un dispositivo che permette di modulare, permette di utilizzare diverse caratteristiche prestazionali. Qui ho rappresentato delle automobili per dire la prestazione meno energivora quando mi serve, ma quando mi serve una maggiore potenza posso erogare questa potenza all'occorrenza. Quindi abbiamo terminato il secondo blocco, siamo circa a metà del nostro tempo e quindi se non ci sono domande da parte vostra, io passo alla parte successiva, che è la selezione delle pompe. Dimmi, Dieter, ci sono delle domande? No, puoi andare avanti, attualmente okay. Ci sono domande, grazie. Ottimo, grazie. Allora, selezione delle pompe. Come possiamo scegliere quella che è una pompa sulla base di quelle che sono le caratteristiche dell'impianto dove ci troviamo a operare? Perché spesso la pompa viene scelta da un progettista che però conosce tutte le grandezze in campo del progetto, dei tubi, degli elementi scaldanti, dei generatori e quindi fa una scelta di progetto proprio. Però se noi ci troviamo a lavorare invece a ritroso, cioè siamo in un contesto dove c'è già un generatore o c'è già una caldaia e devo capire se la pompa che c'è è adeguata, allora potrei fare un calcolo sulla base della potenza che devo muovere. Quindi capire, ma la pompa che c'è con questa caldaia è adeguata o è troppo grande? Posso legare questo attraverso un calcolo della potenza erogata, dividendo questa grandezza per il delta T di scambio termico previsto per questo impianto, e determino quella che è la portata in litri ora. Se, come spesso succede, la potenza non è espressa in kilocalorie ora, ma in kilowatt, posso semplicemente, diciamo, moltiplicare per 860, e ottengo le kilocalorie ora, che divise per il delta T ottengono sempre la nostra portata. Quindi facciamo un esempio, un generatore comune da appartamento, quindi un generatore da 24 kilowatt, se facciamo l'esercizio di prima, la portata di quello che è il generatore in funzione del delta T la possiamo definire. Generalmente il delta T può essere 10-15 per l'impianto di riscaldamento, o 5-7 per impianti di condizionamento, quindi dipende se è una caldaia o un gruppo frigo, ma il ragionamento è simile, semplicemente perché il funzionamento con gli elementi di scambio è tarato sui 10-15 o 5-7 per il condizionamento. Quindi se facciamo 24 per 860 otteniamo 20.640, che sono le kilocalorie ora, e facciamo un contesto dove abbiamo un delta 10, 20.000 kilocalorie diviso 10 viene circa 2.000 litri ora, che sono 2 metri cubi ed è la dimensione circa che ha un circolatore che c'è una caldaia da appartamento. Quindi questo ci può aiutare a intanto capire se in un impianto la pompa che c'è è adatta o è troppo grande. Poi l'altro elemento che ci aiuta a capire e trovare la pompa giusta è relativo invece alla prevalenza. Quindi come faccio a calcolare la prevalenza? Dovrei considerare il percorso che fanno le tubazioni, quindi il percorso della tubazione più sfavorita, le perdite di carico per metro lineare, più delle perdite localizzate in elementi, diciamo, le valvole piuttosto che le curve e quant'altro. Però viene complicato perché io magari questi dati non ce li ho. Quindi se ce li ho, posso fare un calcolo e arrivare a determinare questa grandezza. Altrimenti potrei stimarlo considerando 0,5-0,6 metri di perdite per piano. Non è un calcolo, diciamo, scientifico, ma è basato sull'esperienza. È basato sulla complessità che hanno gli impianti per piano di edificio. E quindi è un'indicazione di massima. Però vedrete che è abbastanza rispondente a realtà. Ho un edificio di 10 piani, quindi sono 30 metri, e devo usare una pompa da 30 metri. No, perché l'impianto è chiuso, l'acqua c'è già dappertutto, quella spinta che mi serve per vincere le perdite o la difficoltà che l'acqua ha a girare nei tubi, ed è un valore molto più basso, ed è più o meno quello che vi sto dicendo. Un edificio di 10 piani potrebbe avere una pompa da 6 metri. Ok?
Quindi questo l'abbiamo visto prima e torniamo al discorso che abbiamo detto prima, cioè la curva di impianto rappresenta le perdite e quindi andiamo a incrociare poi portata con prevalenza individuando quelle che sono le caratteristiche. Quindi possiamo vedere anche gli effetti delle giranti multiple, ovvero mettendo delle pompe una in serie all'altra si sommano le prevalenze, se sono messe in parallelo si sommano le portate, l'abbiamo già visto prima in quell'esempio delle pompe gemellari. Quindi nel caso di pompe messe una in serie all'altra si aumenta la prevalenza, ma è una cosa che vi sconsiglio di fare perché essendo messe in serie una all'altra, qualora ci sia una delle due che non funziona, si ostacola il funzionamento di quella funzionante. Però vi dà un'idea di che cosa vuol dire questa cosa. Potrebbe avere senso invece in un uso particolare, quindi dove le giranti fanno parte della stessa macchina, quindi non abbiamo più pompe messe in serie, ma abbiamo più giranti messe in serie nella stessa pompa. Ed è il caso delle macchine usate per aumentare la pressione, quindi le macchine per la pressurizzazione, dove le giranti sono incastrate una all'altra e permettono di aumentare la pressione. Questi ne sono degli esempi, vedete che possiamo arrivare anche a decine e centinaia di metri. Mentre posso utilizzare le pompe messe in parallelo aumentando quella che è la portata, l'abbiamo visto prima, ci sono poi delle correlazioni, nel senso che in realtà c'è una correzione della curva perché lavorando sullo stesso corpo le due curve non sono perfettamente la somma, sono un pochino di meno, però ci permettono comunque di aumentare la capacità di scambio. Quindi in un caso la curva di impianto con un motore in funzione mi dà Q1, se io attivo il secondo motore ho maggiore portata perché riesco a incrociare la curva di impianto in un punto più in là. La stessa cosa succede anche sulla prevalenza perché posso avere delle prevalenze poi diverse. Qui lo vediamo di nuovo con curve diverse e quindi con contributi diversi. E la stessa cosa avviene con la prevalenza che riesco a generare. Una macchina gemellare può avere un funzionamento con una pompa e vedete ad esempio qui è in funzione il motore 1, c'è una valvola clapet che viene spinta dal flusso dell'acqua. Questo motore qui, il motore 2 è spento. Il motore 1 sta funzionando, il flusso dell'acqua spinge questo clapet che chiude l'accesso evitando di avere una circuitazione. Quando è in funzione il motore 2, la valvola clapet si chiude dall'altra parte e mi permette il funzionamento alternato di una pompa o l'altra. Quando dovessi avere entrambe le pompe in funzione, ed è un funzionamento previsto, il clapet si posiziona in equilibrio perché entrambi i flussi spingono e quindi viene messo in equilibrio e la macchina funziona con entrambe le macchine, entrambi i motori in funzione. Quindi questo ci ha dato un po' un indirizzo per la selezione delle pompe. Ci stiamo avvicinando all'ultimo quarto d'ora, dove vi farò un'introduzione sulle modalità di regolazione che sono importanti proprio per l'efficienza, perché ci permettono di scegliere come far comportare la pompa al meglio. Allora, quello che abbiamo visto prima nell'esempio della regolazione, abbiamo visto che la pompa va a cercare un nuovo punto di lavoro conservando la stessa pressione ed è il caso dell'impostazione delta P costante, quindi una condizione dove vado a creare delle altre curve della pompa che incrocino le nuove curve di impianto conservando la stessa spinta. Ed è un caso che caratterizza la stragrande maggioranza degli impianti, ma che in alcuni casi può essere meno adatto a descrivere che cosa realmente succede nell'impianto. Facciamo un esempio numerico. Abbiamo un impianto che ha, diciamo, quattro zone da un metro cubo ciascuna, quindi muoviamo 4 metri cubi, e abbiamo le perdite di queste zone, dovute alla valvola, ad esempio, e agli elementi dopo quella che è la valvola stessa, di 2 metri. E una perdita distribuita nel circuito che porta l'acqua alle nostre utenze di 0,5. Quindi dobbiamo erogare 4 metri cubi con una spinta di 2,5 metri per riuscire a raggiungere le nostre utenze. Cosa succede quando le utenze iniziano a essere soddisfatte? Che si chiudono, quindi non c'è più bisogno di muovere 4 metri cubi, ma solo 3, ma girando nel tubo meno acqua, le perdite distribuite, anche queste cambiano. Non c'è più bisogno di mezzo metro, ma 0,3.
se andiamo a portare quasi a metà, o meglio arriviamo a metà della nostra erogazione dell'acqua da circolare, quindi da 4 passiamo a 2 metri cubi, vediamo che le perdite distribuite sono ancora calate. Quelle concentrate continuano ad essere sempre le stesse perché sono tutte in parallelo. Quindi basta che ci sia una zona aperta e noi perdiamo comunque 2 metri. Quindi siamo passati da 0,5 a 0,12 modificando la portata della metà. L'abbiamo detto anche prima, cioè la riduzione di quella che l'ha portata porta a una riduzione delle perdite di carico di 4 volte. Quindi da 0,5 siamo passati a 0,12. Se continuiamo a chiudere il nostro circuito sempre di più, abbiamo perdite via via che vanno ancora a ridursi e le condizioni che rappresentano questo impianto sono descrivibili in maniera abbastanza aderente con una modalità di regolazione delta P costante, che è appunto quella che vi dicevo anche molto più comune, perché le perdite distribuite generalmente sono abbastanza limitate. Perché scegliere una, perché scegliere l'altra? Il delta più variabile o il delta più costante, e lo vedremo dopo in dettaglio. Però il delta più variabile può avere senso in delle distribuzioni che hanno delle lunghe linee, quindi hanno, diciamo, una distribuzione, ad esempio, con un collettore, quindi ha una quota parte di perdite distribuite che sia apprezzabile, altrimenti la regolazione non ha modo di esistere. Ad esempio, la distribuzione a colonne, come riguardano molti edifici degli anni 60 realizzati in varie parti d'Italia, la componente del delta P variabile ce l'abbiamo solo nel tratto che dalla colonna si stacca, quindi è molto poco. È consigliabile in questo caso andare a gestire il delta P costante. Il delta P variabile invece è una possibile regolazione che ci va a correggere quella che è la spinta via via riducendo quella che è, mentre si riduce la portata, si riduce anche quella che è la spinta, perché va a compensare quelle che sono le perdite che via via abbiamo visto che possono essere ridotte. Vi è poi anche la possibilità di gestire delle funzioni di attenuazione dell'impianto, cioè delle funzioni che permettono di riconoscere qualora ci sia su quello che è il secondario un primario che si spegne perché si spegne la caldaia, quindi si rileva una variazione della temperatura e il sistema va a autoridursi per ridurre ancora i consumi, per poi tornare ad un funzionamento tradizionale. Questa possibilità è disponibile comunque in ogni regolazione, sia delta P costante che delta P variabile, ed è un vantaggio ancora in più. Ma veniamo a dei numeri relativi a quello che è un esempio diverso, dove abbiamo invece un impianto che ha caratteristiche diverse e ha delle perdite maggiori nella linea che raggiunge tutto il nostro impianto. Quindi abbiamo 4 metri cubi che devono essere erogati e 4 metri di prevalenza, perché abbiamo 2 metri concentrati e 2 metri distribuiti. Che cosa succede? Quando io vado a ridurre anche solo del primo 25%, la riduzione della componente variabile è molto sentita, perché gira meno acqua, gira il 25% meno di acqua e la perdita scende in maniera importante. Perché abbiamo detto che scende con il quadrato della portata. Quindi, quando siamo a metà, prima eravamo 4 volte più piccoli, e qui di nuovo, perché da 2 metri abbiamo una perdita di 0,5. Quindi capite che è molto più importante la variazione che interviene su circuiti dove la perdita distribuita è importante, quindi lunghe colonne di distribuzione, lunghe linee di distribuzione, dove c'è una condizione che può essere compensata in maniera buona attraverso una regolazione delta P variabile. Quindi è una modalità che si può scegliere, ma che dovrebbe seguire il tipo di impianto. Quindi siamo arrivati agli ultimi 10 minuti, dove io volevo presentarvi le possibilità che abbiamo di intervento per l'efficienza energetica. Ovvero, nell'impianto, un impianto idronico, abbiamo, diciamo, il trasferimento che avviene, abbiamo visto che prima, attraverso dell'acqua che viene fatta circolare tra il generatore e l'elemento di scambio, e quindi è una pompa. È un elemento
che è determinante nell'efficienza dell'impianto, perché se questo elemento non funziona bene, io non ho comfort all'interno degli ambienti e quindi è importante che questo elemento sia efficiente e sia selezionato in maniera corretta. Quindi, se le pompe non vanno, non ho comfort. È una cosa banale, però effettivamente è così. Quindi, che cosa posso fare? Potrei scegliere una pompa fissa, standard, una pompa associata ad un regolatore esterno, oppure una pompa con un regolatore integrato. Perché fare questa scelta e quali potrebbero essere i vantaggi e quali potrebbero essere, diciamo, le opportunità? Quindi, una pompa standard è in grado di erogare la sua prestazione su un'unica curva, abbiamo visto prima, no? Quindi, cosa succede? O l'impianto non ha delle variazioni, e allora sono sempre in Q1, quando l'accendo sono in Q1, se voglio risparmiare la spengo. Se io ho un impianto che lavora per 10 ore al giorno, voglio risparmiare, la faccio funzionare per 8 ore al giorno. Però vuol dire che io ho una condizione dove nego il comfort per un certo periodo di tempo, però faccio un risparmio. È una possibilità. Oppure potrei avere un impianto che è in grado di modulare, cioè ho delle zone che si chiudono, ad esempio, la pompa è sempre fissa, sempre una pompa standard, delle zone si chiudono perché sono nel mio edificio ci sono alcuni piani che sono adibiti ad uffici. E quegli uffici alla sera sono chiusi, non ci sono le persone, e anche il fine settimana sono chiusi. E quindi la curva di impianto cambia perché ci sono le zone chiuse, quindi l'impianto si rimpicciolisce. E allora la curva di impianto cambia e allora mi muovo sulla curva della pompa a lavorare in un punto diverso. Ho una potenza anche consumata più bassa, perché abbiamo visto prima che la curva di impianto cioè che la curva della pompa aumenta verso destra aumentando le portate, come anche l'assorbimento elettrico aumenta andando verso destra. Quindi se noi incrociamo la curva della pompa in un punto più a sinistra, il consumo sarà più basso. Vabbè, quindi potrei andare a fare una regolazione anche di questo modo. Però posso interagire solo con la curva dell'impianto. Potrei scegliere di fare un upgrade a quella pompa che magari è già installata e la trasformo attraverso un regolatore che mi permette di cambiare le impostazioni di quella pompa potendo generare una curva più piccola, più bassa. E quindi permette di modificare la frequenza d'alimentazione e quindi andare a modificare il numero di giri potendo avere una prestazione un po' migliore. Però in questo caso devo scegliere con attenzione questo dispositivo e devo impostarlo in maniera corretta per fare questa operazione. E mi porto dietro comunque la mia eredità di quella che è la macchina, cioè le efficienze non cambiano della macchina. Agisco attraverso questo dispositivo per migliorare le efficienze di regolazione. Cosa diversa potrebbe essere quella di dire no, scelgo di cambiare la pompa, metto una macchina diversa, una macchina che è anche in grado di regolare attraverso un dispositivo a bordo, è una soluzione che mi permette di ottimizzare quella che è la scelta, perché posso avere un dispositivo che è esattamente progettato per lavorare con quella pompa, mi permette di modulare nel migliore dei modi e evita che io possa usarlo di fuori dai campi operativi, e questa configurazione permette di avere le più alti livelli di efficienza disponibili sul mercato. Posso avere macchine anche di livello fino a IE5, però in questa configurazione, quindi con un'unica macchina progettata dal costruttore che ha idraulica, motore e sistema di regolazione già a bordo. Allora, abbiamo terminato fondamentalmente il tempo, quindi volevo evitare di sforare il tempo che avevamo a disposizione, quindi lasciavo magari qualche spazio a Dieter ancora per qualche domanda. Sì, adesso se ci sono domande fatele, così possiamo... Se no, facciamo che riprendere alcuni argomenti. Perfetto. Volevo solo arrivare al fondo per poi avere la possibilità di riprendere alcune cose che ho detto. Perfetto. Una cosa che magari volevo soltanto precisare per evitare che l'uno o l'altro la fraintendi diversamente. Sì.
prima sulle slides che hai fatto vedere per quanto riguarda le perdite di carico, ovviamente i radiatori che erano segnati erano simbolicamente segnati come praticamente come elementi che consumano energia. Poi se è un radiamento a pavimento oppure radiatori, cioè non era diciamo inteso solo per radiatori. No, assolutamente. Poi scaldanti in generale, più che altro. Sì. Esatto, era per rappresentare degli elementi terminali di quello che era l'impianto. Poteva essere un radiatore, poteva essere un coil, poteva essere un pavimento. Il ragionamento è esattamente uguale, sì. Ed è per quello che hai anche scritto le perdite di carico, per far capire che abbiamo le perdite di carico maggiori sulla fine dell'impianto e dall'altro invece le abbiamo, diciamo, sulle linee d'adduzione, per capire. Diciamo. Esatto. Ma è proprio un esempio, ma poi volevo riprenderlo proprio per questo motivo. Perfetto. Che generalmente, praticamente, e poi eventualmente mi correggi se sbaglio, per semplificare la cosa, cioè su un riscaldamento a pavimento abbiamo le perdite di carico proprio sulla parte finale dell'impianto e di conseguenza lì si usa l'impostazione a pressione costante, perché abbiamo le perdite alla fine dell'impianto, e invece sui radiatori, dove normalmente o nel maggior parte dei casi si usa, dipende ovviamente sempre dall'impianto come è fatto, quello sì, a prescindere, però si usa spesso la pressione variabile. Però adesso eventualmente, se vuoi ancora precisare qualcosa, interrompimi o correggimi. Sì, lo vediamo. Ci sono forse delle domande? Sì, c'è una domanda. Per verificare il corretto dimensionamento della pompa in opera, sarebbe interessante poter noleggiare il Vilo Gateway in caso di Stratos Maxo? Sareste disponibile a fornire questo servizio? Allora, in caso di Stratos Maxo si può fare una cosa ancora più semplice. Si può anche, diciamo, intervenire semplicemente con uno smartphone e con la nostra app e connettersi Bluetooth con la pompa e capire cosa sta succedendo su quella pompa. Lo Smart Gateway è sicuramente una soluzione di ampliamento delle opportunità, perché permette di collegare l'intera centrale e poterla vedere a distanza. Quindi sicuramente è qualcosa che ci permette di fare una cosa più evoluta. Però anche solo per fare un primo settaggio potrei andare a capire cosa sta succedendo su quella che è la pompa, guardando le caratteristiche con l'app o anche consultando quello che è il display, perché sul display abbiamo già queste informazioni relativa al consumo, alle condizioni di esercizio. Però soltanto collegandolo col Bluetooth, col cellulare, abbiamo anche lo storico o quello l'abbiamo soltanto col gateway? Allora, per avere tutto quello storico, chiaramente attraverso il gateway possiamo avere sicuramente più informazioni e quindi anche quello che è lo storico. Ok, grazie. Vediamo se ci sono ancora domande. Però stavo effettivamente pensando che con l'ultima release dell'app potrei avere delle informazioni non proprio solo nell'istantaneo, potrei avere anche delle informazioni un po' più indietro. Perché mi pare di ricordare che c'era una funzione che tramite l'app mi permetteva di vedere questo dato, anche senza gateway. Quindi non lo escluderei. Il fatto che si possa vedere quello che è lo storico dell'andamento di quelli che sono i dati. Potresti verificarlo, così posso poi domani in giornata rispondere. Devo provare a collegarmi con l'app dell'ultima release per vedere come questa cosa. Ti do una verifica e ti do una risposta domani. Perfetto, così posso rispondere. Sì. Poi ci è arrivata un'altra domanda: che incremento di costo c'è tra una pompa singola e una gemellare in funzionamento in cascata? Allora, considerate che quello che è il vantaggio di utilizzare una pompa gemellare in cascata potrebbe comportare utilizzare una pompa più piccola. Che cosa voglio dire? Devo muovere 10 metri cubi. Se uso una pompa gemellare in cascata, i 10 metri cubi probabilmente riesco a raggiungerli con una pompa invece che
di una certa dimensione più piccola, perché con due corpi più piccoli insieme danno quella portata. Quindi potrebbe succedere che una pompa gemellare fatta lavorare in sommatoria di portata costi poco di più, per dire un 30% in più di una pompa singola, che è più grande. Quindi potrei pensare di costare o uguale o poco di più. Non costa il doppio prendere una macchina gemellare. Perché se la uso costa il doppio se io utilizzo una macchina gemellare che ha il 100% di quella che l'ha portata. Altrimenti potrebbe costare poco di più se non uguale. Adesso io ho detto un 30%, ma per dare un'idea, probabilmente anche meno. Ok. Poi, sì, un'altra cosa che mi dovresti verificare sempre lì per il partecipante che chiedeva per l'app, per lo storico, se mi aggiungi anche di verificare se c'è la possibilità di servizio di noleggio del gateway. Se... Ah, giusto, sì, questa cosa l'aveva detto. Allora... Le due risposte. Poi abbiamo ancora un'altra domanda, e cioè per impianti con valvole monotubo utilizziamo sempre pressione costante? Allora, la cosa diventa complicata, perché il circuito monotubo ha una caratteristica particolare, ovvero abbiamo diversi radiatori che sono collegati sulla stessa linea. Quindi, che cosa succede? Potrei avere delle configurazioni dove un delta P variabile potrebbe darmi una mano. Cioè, questo è molto variabile su come è costruita la linea. Cioè, se la linea è una linea che ha delle valvole di regolazione di tipo termostatico, e queste valvole vanno a modificare in maniera importante quella che l'ha portata, il delta P variabile potrebbe anche essere una soluzione. Però, diciamo, è una cosa non sempre, diciamo, certa. Anche perché spesso il problema è che il delta P variabile potrebbe sottoalimentare quelle che sono le reti, che vado a ridurre talmente tanto che potrei andare in difficoltà. Quindi il mio consiglio è provare, ed eventualmente, se vedete che il risultato non è soddisfacente, tornate al delta P costante. Il delta P costante è una regolazione che nella stragrande maggioranza dei casi è sempre funzionante, sempre funzionale ed è ottimale. Alcune volte il delta P variabile può aiutarci a consumare meno, però bisogna fare attenzione che non sia un elemento che riduce il comfort, perché molto spesso nelle palazzine con una distribuzione a colonne il delta P variabile mette in crisi, perché può succedere che le zone che vanno prima in temperatura siano quelle magari più distanti nell'anello, e quindi non ricevono poi acqua in maniera adeguata. Bisogna anche dire che su certi impianti monotubo, anche per ritornare alla domanda del monotubo, a certi impianti servono proprio certe portate, e col variabile andiamo proprio, spesso si va giù troppo basso e abbiamo anche problemi sia di portata che di prevalenza, poi anche, certo, perché serve una certa portata e di conseguenza anche una certa prevalenza. Lì è proprio, dipende molto. Cioè, per esperienza e per quello che mi viene detto da parte degli installatori che sono sugli impianti, gran parte usa la pressione costante, quasi sempre, perché sì, lì si va abbastanza tranquilli, nuovamente. Poi se ci sono problemi di rumore o altre cose sulle valvole, si può provare, però bisogna un po' stare attenti, perché altrimenti abbiamo i problemi, come li hai detti te. Assolutamente. Spesso quando si parla di questi argomenti, allora ci si chiede: ma perché c'è il delta P variabile se poi in realtà è poco utilizzabile? Io spesso la metto così, nel senso che il delta P variabile è un'impostazione più che tecnica, è un'impostazione politica, perché il delta P variabile è, diciamo, l'impostazione che permette di determinare l'indice di efficienza delle pompe, ad esempio a rotore bagnato, quindi quel valore, diciamo, che deve essere inferiore a 0,23 per essere venduto all'interno della Comunità Europea, è calcolato nel funzionamento delta P variabile, che permetteva più di 10 anni fa di rendere più facile trasmettere il vantaggio energetico di una macchina modulante rispetto a una macchina fissa, perché creava maggiore gap di risparmio energetico,
che però è potenziale, perché poi ci deve essere l'impianto che sia adeguato per fare questa cosa. Quindi non sempre l'ETP variabile è impiegabile in maniera efficace. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Attualmente non ci sono domande, se tu vuoi ancora aggiungere qualcosa, altrimenti poi dopo chiuderei il webinar. Io sono a posto, abbiamo superato di qualche minuto le 18. Io rimango a disposizione per ricevere eventuali altre domande. Vi ho messo l'indirizzo dei miei colleghi del marketing, quindi potete scrivere chiaramente anche a Dieter e vi daremo una risposta alle vostre necessità. Perfetto, allora con questo grazie a Vilo, grazie a Matteo Durante, grazie a tutti i partecipanti per l'interesse e vi saluto tutti, buona serata e alla prossima volta. Grazie, ciao ciao. Arrivederci a tutti, buona serata. Thank you.